The Show. C'era un ragazzo amava i Beatles e Rolling Stones. C'era un ragazzo con me che va a tentare da me. Pulino in bocca. Buongiorno. C'è mio fratellino piccolo, diciamo, ha dei problemi di stomaco e non so cosa potrei dargli. Tre e mezzo, perché praticamente ho portato anche, diciamo, le, cioè fa proprio questo effetto qua. Noi l'abbiamo anche, abbiamo detto su internet di assaggiarla, che se è amara potrebbe essere qualcosa di grave, di andare al pronto soccorso. Ha vomitato e anche fa tante feci così, molto amare proprio. Vuole assaggiare per capire un attimo la situazione. E mezzo proprio. C'è di cioccolato. Però ha mangiato anche il cioccolato, forse è quello che l'ha fatto stare male. Scusa. Scusa. Posso? Porteresti un'acqua frizzante, per favore? Cioè, il mangiare ce l'ho io, se mi porti un'acqua frizzante. Grazie. Scusami, cosa stai facendo? Non si può mangiare cibo, io volevo solo l'acqua, non si può mangiare cibo portato da casa? Chiudi quel coso. Dove è il bagno? Guarda, avanti là sulla... Vado che c'è un problema grosso. Puoi assaggiarlo? No, mangiatelo tu magari. È buono!
chiudi qualcosa per favore, che la gente sta giocando. Ah, scusate, non pensavo di fare niente di male. Vi ho dato fastidio? Scusate. Mi spiace. Cioè, per loro, io... Volevo solo dell'acqua io. Droda Burger King. Un giorno disse. Mi spiace se mangio qua? No, buon appetito. Grazie anche a voi. Volete favorire? Non mi piace? Ok, mio zio Gianni la mangia sempre. Sto cominciando adesso. È una candy camera. No, è merda. Cioè. Ognuno mangia quello che gli piace. Infatti, ma mi hanno detto che fa bene. Solo che è finita. Finita. Aspetti un paio d'ore. Faccio un giro per il carpo. Se vuoi io lavoro in un nido. Non è una scherza. Perché mi sono messo a ridere? Scusa. Io l'ho sentito subito. Lo so, aspetta un attimo. No.